Mettere il comune al passo coi tempi, affidando gli impianti alle strutture sportive senza rilevanza economica alle società, federazioni e consorziati che ne facciano richiesta. Con questo intento, la quinta commissione consiliare sport ha emendato il regolamento sulla gestione degli impianti sportivi che approderà in consiglio comunale giovedì prossimo per essere discusso e approvato dal civico consesso. Un regolamento rivisitato rispetto a quello approvato dalla giunta Campisi nel 2014. Finalmente diciamo che il regolamento sugli impianti sportivi approda in Consiglio Comunale. Era stato esitato dalla Commissione a luglio 2015 dopo un lungo lavoro preparatorio. Avevamo effettuato degli incontri con le società sportive, degli incontri con l'ufficio preposto, l'ufficio sport, al termine dei quali avevamo predisposto una serie di emendamenti, di modifiche al regolamento vigente. Intanto devo ringraziare i colleghi della Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, che a mio avviso hanno svolto un ottimo lavoro senza guardare alle appartenenze né ai colori politici. In sintesi, questo regolamento, che giovedì sarà al vaglio dei colleghi consiglieri, prevede innanzitutto che le società sportive, le federazioni o consorzi di società possano richiedere in affidamento per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica. È un provvedimento che è già possibile in tantissimi comuni italiani e che a mio avviso mette al passo coi tempi il nostro comune. In questo modo si avrà un esborso minore dal punto di vista economico per il comune stesso, che sarà sgravato dai costi di gestione. Per gestione intendiamo la manutenzione ordinaria, la custodia, l'apertura e la chiusura degli impianti stessi. Dall'altro lato si avrà la possibilità di responsabilizzare maggiormente le società sportive, le federazioni, che non chiedono altro da tantissimi anni che avere in affidamento gli stessi impianti.